Home Alone, classicone natalizio, un po' come una poltrona per due. È un videogioco ispirato al film uscito nel 1990 e non poteva mancare in questa rassegna di giochi a tema natalizio. Reso con il pessimo nome Mamma ho perso l'aereo in Italia, è un gioco distribuito da Sega nel 1991 per molte piattaforme, tra cui Mega Drive. Si tratta sostanzialmente di un platform un po' atipico, con alcune meccaniche abbastanza originali, ma andiamo con ordine. Iniziando una partita si rimane già un po' spiazzati, visuale dall'alto, e ciò che comandiamo è uno slittino con il protagonista sopra, che nel film viene interpretato da non ho mai capito come si pronunci, il biondino con la faccia da schiaffi. Ci spostiamo in un tipico quartiere residenziale americano durante il periodo natalizio e una delle poche cose con cui possiamo interagire sono i pupazzi. Una volta distrutti lasciano degli oggetti che ci serviranno successivamente nel gioco. Per la verità la slitta ha una certa inerzia e i controlli non sono proprio agevoli, non contando l'effetto flipper che si crea quando urtiamo degli oggetti vicini come per esempio alberi. Ovviamente il gioco non è tutto qua. Possiamo entrare nelle varie abitazioni e qui inizia la vera fase platform. Per la verità molto, ma molto semplice. Possiamo girare tra i vari piani delle case e anche qui raccogliere oggetti. Ma alla fine, qual è l'obiettivo di questo gioco? Come nel film dobbiamo sopravvivere alle malefatte dei due ladri barboni. Cioè, ma ve lo ricordate Gio Pesci che personaggio? E impedire che i due saccheggino le sei case che ci sono nel quartiere, prima che la polizia arrivi. Gli oggetti che raccogliamo ci permettono di piazzare trappole come fiamme ossidriche, biglie, ghiaccio, qualsiasi cosa provochi dolore a questi due ladri disgraziati. Sì, proprio dolore. A schermo, oltre agli indicatori delle munizioni, è presente anche l'indicatore Pain, ossia dolore. Più massacriamo i due con trappole, fionde e altre armi, e più questa barra aumenta. Una volta riempita, i due lasciano definitivamente la casa e si scarica pure la barra loot, ossia il bottino che i due ladri progressivamente saccheggiano nelle abitazioni. Oltre a piazzare trappole, dobbiamo cercare anche di sfuggire ai due. Ma nel caso in cui siamo catturati, non perdiamo vita o energia. Semplicemente veniamo attaccati ad un chiodo come dei salami e da cui possiamo liberarci con facilità. Questa scelta è interessante, eliminare qualsiasi implicazione per così dire cruenta, quasi a riprendere la bonarietà del film. Carina anche la possibilità di combinare tra loro oggetti per ottenere armi più dolorose. In generale le animazioni non sono male, nelle fasi platform gli sprite sono grandi e piuttosto dettagliati e assomigliano molto ai personaggi del film. I fondali alla fine fanno il loro dovere e sono ben caratterizzati nelle varie abitazioni. Musiche nel complesso, orecchiabili, anche se alla fine sono un po' anonime. Il gioco in sé è abbastanza originale, come gameplay, e riprende molto il film. Ma alla fine risulta, in verità, ripetitivo. Il meccanismo piazza trappola scappa mi ha annoiato un po', seppur le animazioni e le variegate sofferenze fisiche dei due ladri siano spassose a vedersi. Home Alone ha cercato di conciliare un gameplay platform a delle meccaniche un po' più survival, tipo Clock Tower, ma il risultato è un ibrido che non diverte molto, né da una parte né dall'altra. Ed è un peccato, alla fine è un ottimo tie-in, se consideriamo il livello medio delle produzioni di questo tipo.